alla petizione che il Fatto Quotidiano ci chiede a tutti di firmare. E ci sto per un motivo molto semplice, che non possiamo più stare a guardare chi ci prende in giro in questo modo. A cosa serve cambiare la Costituzione se cambiandola si riducono i diritti fondamentali del cittadino? La possibilità di poter scegliere da chi essere rappresentato in Parlamento, la possibilità di avere una magistratura indipendente, la possibilità di avere una informazione libera, oggettiva e non legata a mani e piedi alla politica e ai poteri forti. Queste sono le proteste, le proposte del Fatto Quotidiano, non sono solo proteste. E allora come possiamo fare noi per fermare queste cosiddette riforme, informando i cittadini, informandoci tutti noi, sottoscrivendo questa petizione e preparandoci a un fatto più importante? Fra qualche mese sarà approvato da questo cosiddetto Parlamento la riforma della Costituzione, ma siccome sicuramente i 2/3 non sarà raggiunto da parte di coloro che lo voteranno, si andrà al referendum. E allora prepariamoci a questo referendum, bocciamo questa riforma, informiamo i cittadini in modo chiaro e convincente, e soprattutto lo dico a voi cittadini, ma vi rendete conto che vogliono cambiare la Costituzione che i nostri padri hanno fatto con il loro sangue, utilizzando dei parlamentari che sono stati nominati con una legge costituzionale dichiarata incostituzionale? E come affidare il controllo della banca al bandito che deve avere la rapinata?